parafrasando quello che abbiamo fatto con Italia Circolare, per me, per noi, l'innovazione non è una scelta possibile di futuro, ma è l'unica scelta possibile. L'innovazione è il paradigma di competitività su cui si gioca il presente e il futuro del nostro paese. Tutti la vogliono, in molti la fanno. Purtroppo il sistema dell'innovazione è assente, spesso, dal sistema decisionale pubblico. Quindi la domanda è: abbiamo bisogno di innovazione? Sì. La risposta è: però abbiamo bisogno anche di un sistema di governance dell'innovazione che attualmente nel nostro paese non c'è. Italia Circolare nasce per raccontare il Made in Italy dell'economia circolare, e quando si parla di innovazione adesso necessariamente bisogna parlare di economia della sostenibilità, bisogna parlare di economia circolare, sono i driver dell'innovazione in questo momento dell'intero sistema produttivo del nostro paese. Noi nasciamo per dare un valore aggiunto di racconto al Made in Italy dell'economia circolare. L'economia circolare, l'Italia vanta molti primati in Europa, siamo il primo paese in Europa per ad esempio la percentuale di riciclo, e per un paese povero come il nostro di materie prime, ad esempio sommare la quantità di materia prima seconda che riusciamo a recuperare dal riciclo significa sommare una quantità enorme di miniere piene di ricchezza che esistono nel nostro paese. Ma per far sì che questo sistema non rallenti, per far sì che noi continuiamo ad avere una totale supremazia su questo, per far sì che il nostro modello di innovazione anche all'interno del riciclo e del riuso della materia prima seconda diventi un paradigma all'interno di tutto il sistema, abbiamo bisogno di una governance pubblica. Il Made in Italy, inteso come sistema aggregato di imprese e di filiere, è molto forte nel nostro paese, continuiamo ad essere la seconda manifattura in Europa e lo siamo malgrado la mancanza di governance pubblica. L'economia circolare, abbiamo un claim che racconta cosa facciamo, diciamo sempre che non è una scelta possibile di futuro, è l'unica scelta possibile di futuro. Lo è perché in questo momento, in questi giorni, mentre noi siamo qua ad Alghero e stiamo amabilmente chiacchierando in questo meraviglioso posto, abbiamo già esaurito le risorse del nostro pianeta, che il nostro pianeta ci mette a disposizione quest'anno in termini di materia per produrre tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi da questi giorni sino alla fine dell'anno iniziamo a consumare risorse e materie che non abbiamo. Okay. Quindi nel processo produttivo, io per innovazione intendo tutto ciò che di nuovo viene messo all'interno del sistema di produzione di prodotti e servizi. L'uomo che produce, che sta da una parte della filiera, rispetto all'uomo che consuma, che sta dall'altra parte della filiera, attraverso l'assunzione di responsabilità rispetto alla materia che non ha più a disposizione, ha scoperto che la materia per produrre non è infinita, ma è finita. Su questo gioca tutto il suo nuovo paradigma di sistema. Quindi lei mi dice: abbiamo incontrato delle difficoltà. Non esistono delle difficoltà, esiste una presa di coscienza di responsabilità rispetto al fatto che noi abbiamo una seconda chance. Sono venuto qua ad Alghero a parlare dell'era del replay. Se lei ci fa caso, ci sono moltissime parole che sono diventate molto di moda in questo momento, che sono riuso, riciclo, rigenerazione, sono tutte parole che hanno il suffisso RI. Il suffisso RI significa che abbiamo una seconda chance. È l'ultima. Siamo indietro dal punto di vista legislativo, ma malgrado siamo indietro dal punto di vista della governance pubblica, dal punto di vista legislativo, le nostre filiere produttive esprimono all'interno del sistema delle eccellenze clamorose. Lei pensi che siamo i più bravi a consumare energia, meno energia per fare più, per lavorare la materia? Noi consumiamo meno energia di quasi tutti gli altri per produrre materia, per lavorare la materia. Lo facciamo malgrado danno energia così il 30% in più. Quindi noi abbiamo un fattore non competitivo come il costo dell'energia, siamo riusciti a trasformarlo in un fattore competitivo. Questo malgrado l'assenza di governance pubblica.